David di Donatello 2017, tutto è pronto, tappeto rosso, luci, la sala attende i suoi protagonisti. Ovviamente scopriremo chi vincerà l'ambita statuetta, che è un po' l'Oscar italiano, diciamolo. Noi abbiamo incontrato i protagonisti prima di salire sul palco, sentite che cosa ci hanno raccontato. Stefano Accorsi ha detto che se vince a suo figlio farà vedere Veloce come il vento. Cresciamo le dita! Un sogno che si è realizzato, e quindi dove ti vedremo prossimamente al cinema? Hai qualche progetto in cantiere prossimamente? Quest'estate girerò un'opera prima con Alessandro Borghi, dal titolo Drive Me Home, la regia sarà di Simone Catania, e spero prossimamente, non so ancora la data di uscita, uscirà il famoso film per cui Claudio Santamaria si è dovuto tagliare i capelli, che si chiama Brutti e Cattivi, che è un'esperienza meravigliosa. E questo, poi c'è Gomorra 3, stiamo ancora girando, uscirà l'anno prossimo, insomma. Ma le polemiche ci sono state a Ottaviano, voi le avete percepite sul set? O avete evviva il cinema italiano! Evviva l'Italia! Senti, l'importanza dei David di Donatello, cioè essere qui in una serata così importante, che sono un po' gli Oscar italiani. No, l'ho detto, è emozionante, anche se non faccio parte della gara. È lo stesso sport, ma io adesso siedo in panchina e sono emozionato, quindi immagino se magari un domani, in un futuro possibile, ricevessi una candidatura, sarebbe veramente meraviglioso. È una festa, è giusto che sia così, celebra secondo me un'annata meravigliosa del cinema italiano, quindi avanti così. Grazie. Grazie. Ok, in coppia siamo qui con Fabio e Fabio, i due registi rivelazione di questa annata del cinema italiano. Come vi sentite ad essere i David di Donatello? Ci affacciamo insomma al sistema italiano un po' da outsider, insomma. Siamo un po' dei pirati che entrano in un vascello, adesso vediamo stasera come saremo accolti. Ci sono stati anche dei paragoni molto pesanti nel vostro film, ossia è stato definito dalla critica, dal pubblico, ha ricevuto edizione speciale su Amazon tutta esaurita, cioè un nuovo Gig Robot è stato definito da tutti. Vorreste fare quel percorso lì, magari, ecco, vincere stasera qualche premio e poi chi lo sa? Beh, come si fa a dire altrimenti? Fare lo stesso fatturato, quello sì. Una battuta su Armie Hammer, avete sempre pensato voglio questo per il mio film, oppure avete pensato ad un altro protagonista? In realtà no, non avevamo lui in mente, quando ce l'hanno proposto eravamo anche abbastanza scettici. Sì, molto scettici. Però diciamo che dopo averlo incontrato abbiamo capito che poteva essere diverso rispetto ai ruoli che aveva già interpretato, quindi sempre belloccio, col ciuffone, sorridente, espansivo, ma poteva diventare un soldato tormentante. Infatti la prima domanda che abbiamo fatto è: ti rasi a zero? Sì, ok, allora parliamo. Quindi non riusciremo a immaginare nessun altro. Qual è l'emozione? Vi aspettavate che ci potesse essere un così grande successo, una così grande risonanza per questo film? Perché subito, come è stato visto, no? Appunto, ha colpito ed è arrivato nei cuori di tutti quanti. Neanche nelle mie più rose aspettative, nel senso che noi abbiamo lavorato il film per 3 anni in una specie di Batcaverna, quindi non sapevamo poi che cosa sarebbe successo. Invece sia il pubblico, ma soprattutto la critica, ci ha stupito, perché nonostante il film non sia perfetto è stato amato anche dai giornalisti, questo ci ha molto colpito. È proprio così, quando lavori a un film lavori soprattutto sulle cose che non vanno per migliorare i difetti, no? Quindi ti concentri solo su quelle e ti devi un po' fidare dell'intuizione che avevi avuto prima. In qualche modo abbiamo avuto ragione. Grazie. Grazie. A questa cinquina, perché c'è una cinquina dove ci sono sì due grandi nomi, cioè Virzì, però in realtà poi ci sono, diciamo, quasi degli outsider, no? Indivisibili. Sì. Che ne pensi? C'è una svolta? Sì, racconta una grande varietà, c'è una varietà anche di linguaggi che segna sicuramente l'ingresso in campo di forze nuove. Questo lo si sente molto anche negli attori, ma sicuramente nei cineasti, nei sceneggiatori, nei registi, c'è sicuramente una nuova forza che si sta affacciando sul mercato e che darà, secondo me, nei prossimi 20 anni al cinema italiano una nuova fioritura che non possiamo neanche immaginarci, ma che si vede oggi dai primi frutti. Per cui è un grande segno questo di vitalità e anche di energia e anche originalità. Sia in Italia che all'estero, che insomma è bello avere un riconoscimento per un film italiano che viene visto anche un po' fuori dal nostro paese, e anche perché è una storia italianissima, super, addirittura super regionale, perché poi tutto ambientato in Emilia Romagna, insomma
io sono veramente felice del risultato e avere tutte queste nomination, che vi devo dire ragazzi, è una gioia. Senti, domanda scontata, tra tutte le nomination per chi fa il tifo, per te o per il tuo team, diciamo, di attori? Ah, faccio il tifo per me e per il mio team di attori, nel senso che è chiaro che sono lavori che funzionano bene perché funzionano in sinergia. Ci tengo tanto a tutti i collaboratori, non solo agli attori ma anche a tutti i reparti tecnici che questa sera sono candidati e ai quali viene riconosciuto, secondo me, già così qualcosa di importante per il loro sforzo, che fidatevi è stato veramente veramente importante. Grazie. Grazie. Per te è più importante, più gratificante una nomination come regista oppure una nomination da produttore di un film? Direi come regista, però sono stato molto contento di ricevere la mia prima nomination come produttore di Smetto Quando Voglio, questo ormai 3 anni fa, e passare qui ogni tanto in vesti diverse, insomma, mi diverte e mi fa piacere. Stasera in pole position, 16 candidature al pari di un altro grande film italiano come La Pazza Gioia. E secondo te questi film che hanno preso così tante candidature all'estero è un buon segno per il cinema italiano il fatto che anche uno di questi film sia passato a Cannes? Diciamo che sicuramente è bello e importante il fatto che questi film, sia il mio, i film di Paolo, sono film anche molto acquistati, molto venduti all'estero e che riescono a girare un po' fuori dall'Italia, perché si vede che poi storie anche molto regionali, molto locali, cosiddette glocal, vengono poi riconosciute anche da fuori, quindi il linguaggio si vede che è universale e questo fa sicuramente piacere. Grazie. Matteo, io sono nata con l'amore per il cinema. È stato il mio primo tutto, proprio sono cresciuta a pane e cinema e io dico sempre il mio primo fidanzato, per le ore trascorse insieme e le emozioni anche, no? Mi senti, ma c'è un film che ti ha fatto però scattare la scintilla? No, ce ne sono molteplici, forse quello che proprio, non so, da piccola mi ha emozionato tanto è stato Paesà di Rossellini, che descrive la Paesà come nessuno mai, secondo me. Senti, il tuo rapporto con i David, con i premi in generale? Sono la ciliegina, non la torta. È bello, è un riconoscimento. Okay, grazie. A voi, grazie. Ciao. Valentina, scusa, un commento sulla cinquina dei film nominati come miglior film. Sì, il nome di Virzi, quindi un regista grosso. Gli altri, penso anche a Indivisibile, così potremmo quasi definirli un po' degli outsider che si sono affacciati e si sono imposti. Che ne pensi? C'è un... Mai come quest'anno io sono stata sicura di chi votare. Dico solo questo. Quindi ho detto tutto. Grazie. C'è un cambiamento, no? Comunque c'è la sensazione che ci sia un cambiamento all'orizzonte, visto le nomination, no? Che ci sono, che nella cinquina ci sono degli outsider, vogliamo dire così. Che ne pensi? Anche io lo sono, perché in pratica, diciamo, sono nuova a queste situazioni. Io penso che, spero veramente, che il cinema abbia il coraggio, diciamo, di non chiedere favori a nessuno, di fare i film con gli attori che stanno bene nei personaggi e senza sottostare a delle regole che poi a quanto pare non pagano, perché non pagano purtroppo neanche quelle, quindi io spero che si prenda esempio. Dove ti vedremo presto? Dunque, presto, non prestissimo, perché io ho avuto 2 bimbi e quindi sto ricominciando adesso piano piano. Ho fatto il film di Maccio Capatonda, che al cinema, insomma, però piano piano. Grazie, complimenti. Complimenti tanto. Il cinema è mortale, questo cinema dà felicità. Ciao, Matilda. Quanti? Matilda, una candidatura che è andata velocissima. Sì, anche devo dire inaspettata, è un po' scontato dire che era inaspettata, però è veramente inaspettatissima. E sono felice anche della doppietta con la miglior canzone originale, perché sono un po' le mie origini che ritornano comunque nel cinema, e essere candidata per il David anche per la canzone. Insomma, sono un po' agitata, ragazzi, cioè, che devo dirvi? Tu lo sai che la miglior attrice era il miglior attore dello scorso anno, cioè Claudio? Quindi ti aspetti questo premio da lui, magari? Beh, guarda, io so che Claudio me lo darebbe per amicizia, non sto scherzando, però
Bello, bello, sarebbe bello ricevere questo premio da Claudio Santamaria, un bel testimone, passaggio di testimone. Stasera partite in pole position, 16 candidature, tu hai detto io ho fatto la doppietta, ma la squadra è andata tutta alla grande. La squadra, siamo andati tutti alla grande, infatti è stato bellissimo perché buona parte della troupe di Veloce come il vento non la vedevo da 2 anni, invece ho rincontrato il truccatore, il parrucchiere, la costumista, i tecnici del suono, ci siamo ritrovati tutti questa sera ai David, quindi bello. Una bella emozione. Dove ti vedremo prossimamente invece? Prossimamente vi vedrete al cinema il prossimo anno con un paio di film che sono Utopia e Una famiglia per la regia di Sebastiano Riso e forse Tutto può succedere 2. No, anzi sicuramente Tutto può succedere 2. No, sto confondendo. Grazie a voi. Crepi. Però insomma è stato un anno molto 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 bello. Che ne pensi delle candidate? Cioè, Matilda ha detto che gli piacerebbe riceverlo da te il premio. Ah, cioè, beh, sono tutte attrici molto brave, insomma, quindi sai, sull'arte non c'è un'oggettività pura, quindi vedremo chi vinceranno. Non faccio il tifo per nessuna, chiaramente, perché poi sono tutte persone che conosco, tutte amiche, quindi. Invece scusami, a proposito di acconciatura dell'anno scorso, quando è che ti vedremo di nuovo con quell'acconciatura sul grande schermo? A ottobre credo, per Brutti e Cattivi. Con Indivisibili te l'aspettavi questo successo per un film quasi un outsider, diciamo? Noi siamo outsider, ma lo siamo talmente tanto e con tale continuità che a un certo punto diventeremo qualcosa di a sé stante, una realtà a sé stante. Forse già abbiamo cominciato ad esserlo. La quantità di candidature non mi interessa per il numero, ma perché tutti i capi reparto sono rappresentati qui. Questo rappresenta quanto questo film sia veramente frutto delle intelligenze e dell'umanità corale di questo lavoro. Un percorso che ha iniziato a un festival, presentandosi a un festival e arriva appunto ai David di Donatello. Come leggi questo percorso del film? I film fanno dei percorsi imprevedibili, l'unica cosa che noi possiamo controllare è questo animale che di per sé è selvatico, non dobbiamo ingabbiarlo, dobbiamo lasciarlo libero, però al tempo stesso libero di scorrazzare in un paddock, in un recinto che è quello dell'organizzazione del racconto, solo così può sprigionare tutta la sua potenza. La pazza gioia sta spopolando, ha fatto 17 nomination, tra cui la tua insieme a Michela Ramazzotti. Che ricordo hai dell'esperienza sul set e come vivi la nomination insieme a un'altra persona? Perché comunque è particolare. Beh, molto allegro, perché veramente penso che non ci sia niente, cioè che siamo indissociabili. Molto bello essere in due, è più bello che essere soli. Del film, che è un film bellissimo, toccante, emozionante, che ricordo hai? Un ricordo potente, allegro e faticoso. Grazie. Eccoci. Ciao Alessandro. Bene, a te come va stasera? La seconda conduzione, ma c'è un po' paura delle buste stasera? No, ma per il calcolo delle probabilità può andare male qualunque cosa, ma credo non le buste, visto che gli Oscar hanno creato molta attenzione sull'argomento. Quindi su quello dovremmo essere abbastanza sicuri, sul resto chi lo sa. Quindi vince la La Land stasera? Dovrebbe vincere la La Land, sì, posso anticiparvi questo. Figurati. Ciao. Tornare alla conduzione per il secondo anno, sì, dei David di Donatello, gli Oscar nostri. Che emozione è, che sensazione è? È bello, poi il secondo anno quando succede vuol dire che è andato bene il primo, quindi è un motivo di grande soddisfazione. Sono serate a cui è bello partecipare, c'è adrenalina ma non agitazione, insomma è una festa. E come commenti invece le nomination di questi film? Visto che ci sono sì grandi nomi ma ci sono anche tanti outsider, chiamiamoli così, o comunque insomma insospettabili, è un segno che il cinema italiano sta cambiando? C'è una nuova linfa? Ma non lo so, credo che anche il cinema è un po' come i vini, viva di stagioni, no? Ci sono stagioni che vanno in una determinata maniera, l'anno scorso era una stagione particolare per la differenza di generi, quest'anno per la differenza di nomi, come dici tu, anche tanti outsider, ma è un bene, vuol dire che anche i nuovi ragazzi si stanno dando da fare, immagino sia una cosa positiva. Grazie mille. Così ti do il permesso. Ma perché hai detto che esce il permesso? No, permesso. Non hai detto, no. Permesso di parlare dei dati. Ah, sì, avete il permesso di parlare dei dati. Prego. Questa serata che sono un po' gli Oscar del cinema italiano, come ti senti a stare qua su questo tappeto rosso stasera? Ma guarda, devo dire che insomma, onore al merito, da quando questa cerimonia in mano a Sky dall'anno scorso è cambiato molto, cioè sono più belli, sono più forti, c'è più glamour,
Poi sta a noi portare film degni, questo sì, sta a noi continuare a fare film importanti che meritino questo palcoscenico e tutta questa bellissima organizzazione. Dei film candidati a te quale è piaciuto più di tutti? Guarda, parecchi, parecchi, e non sarebbe carino dire quale dei più, quello che vince. Se dovessi vincere la statuetta, cosa ci fai? La luce della mattina la metti in un cassetto, la metti nella cassetta di sicurezza? No, no, io non sono un collezionista di me stesso. Ho avuto la fortuna già di averlo due volte. È una cosa che torni a casa, te lo guardi e dici: ok, sono qui, adesso andiamo avanti. Che cosa c'è di meglio? Come faccio a rinnovare questa fiducia? Come faccio a migliorarmi? Come faccio a ambire a essere qua ancora una volta? Senti, stare qui ai Davide è una festa, un'emozione. È una grande emozione, ma quello che mi emoziona di più, che mi rende più felice di tutti, è stare qui con il resto della nostra magnifica troupe. 17 candidature vuol dire che si condivide questa emozione insieme a tutti quelli che hanno fatto il film con noi. Questo mi rende molto felice, rivedere tutte le persone che hanno fatto il film. Questa è la cosa più bella per me stasera. Grazie a voi. Invece un commento sulle candidature, le nomination che ci sono a questi Davide Donatello. Ci sono nomi conosciutissimi, è vero, però ci sono anche, tra virgolette, diciamo, outsider, no? Anche Fiore stesso comunque sì, arriva da fuori, diciamo. Ma io non lo so, quando escono le candidature penso sempre che a votare sia la gente, in realtà non è così, no? È l'Accademia, non so che. Però alla fine quasi sempre quando si tratta di poi prima di decidere chi vince, mi sembra che siano i film che poi la gente abbia visto durante l'anno, quindi spero sempre che ci sia un'attenzione del pubblico verso il nostro cinema invece che avere un'esterofilia quasi cronica rispetto a cosa viene meglio. Secondo me anche i nostri film vengono bene a volte, anzi spesso, nonostante le difficoltà sono tantissime. E tu hai una doppia candidatura. Quale statuetta preferiresti? Quindi che vuol dire? Meno per me? No. Più per meno fa? Meno. Quindi la doppia quasi sempre va in bianco. Ma se tu dovessi scegliere, hai una preferenza? No, non ce l'ho la preferenza. Non ce l'ho. Grazie Carlo. Qualche cuore giallo rosso. Carlo, stamattina Benigni ha detto che il cinema è immortale perché dà la felicità alle persone. Tu quando ti sei innamorato del cinema? Un momento. Io mi sono innamorato del cinema quando mio padre mi portava a vedere dei film alle 3 del pomeriggio, dei film di azione, chiaramente un bambino piccolo va a vedere o i western con John Wayne o gli Ursus con Gordon Scott oppure i film di Jerry Lewis. Ecco, mio padre mi ha fatto capire l'importanza del cinema e mi ha fatto comprendere quanto in quell'ora e tre quarti che stai in quella sala, com'è bello, perché sogni, ti diverti, ridi, e quella felicità come bambino mi rimaneva per tutta la settimana. E poi quando ho avuto il regalo sempre da mio padre la tessera del film studio, e là mi sono fatto la mia cultura cinematografica, perché andavo 5 volte su 7 giorni al cinema a vedere dall'underground alle retrospettive dei grandi registi, dei grandi attori. Grazie Carlo, buona serata. Grazie Carlo. Qual è il film che vorresti far vedere per primo a quel pancino che abbiamo visto meraviglioso passare sulle red carpet? Questa è una domanda difficile. Potrei fargli uno showreel, ma non sarebbe la stessa cosa. Non lo so, sono indeciso. Devo dire, ho avuto la fortuna di fare molti film che ho amato molto con dei personaggi bellissimi. Non lo so, diciamo che potrei fare un piccolo... Beh, speriamo che per l'emozione non nasca stasera, però se così deve essere non avrei dubbi su quale fargli vedere per primo. Senti, invece un commento sull'esperienza con The Young Pope. Hai fatto parte di questa meravigliosa avventura, è stato un successo all'estero, tutti impazzi in America per The Young Pope, come è stato? Ma è stato divertente lavorare con Sorrentino e con Jude Law in quella scena, avevamo soprattutto una grande scena insieme. È stato anche molto semplice. Paolo è un regista che non si autocensura, e quindi una volta che ci sono gli attori che sanno la parte e che hanno voglia di divertirsi, secondo me apprezza anche proprio il divertimento degli attori e lo lascia andare, viene, ti dà qualche indicazione, aggiusta il tiro, però
è la cosa bella di lavorare con certi grandi registi, sembra tutto facile, ecco. Grazie mille, ballerino, aggredisci la curva subito. Io questa curva la taglio stretta, ho già visto dove è il punto di corda. Porca vacca, è vero. Bene. Grazie mille. Ciao. Freddo. Eccoci qua con l'uomo del David dai, 2016. Che mo è finita, mo non conto più un cacchio. Stasera ci stanno i nuovi e così. Quindi stasera chi premio? Chi premio? Premio il miglior regista esordiente. Sono contento di questa possibilità. C'è un film che ha fatto un percorso un po' che tanti critici hanno paragonato a quello del tuo gig stasera, sì, in gara. E sì. Te tifi per quel film? Per Mine, ti è piaciuto? Sì. Beh, mi è piaciuto moltissimo. Stimo molto Fabio e Fabio, Guaglione e Risinaro. Insomma, sono a parte il cognome simile a Nicola Guaglianone, il mio sceneggiatore. Però sì, beh, è un bellissimo film, veramente un bel film. Come pochi riescono a fare, cioè secondo me bisogna sempre cercare di portare qualcosa di nuovo al cinema, arricchirlo, sicuramente al cinema italiano, e loro ce l'hanno fatta. So che ti sarei stufato, ma ultimamente sei andato a fare un giro in Giappone, sì. Mo il film esce in sala anche in America, quindi nonostante tu abbia in cantiere il nuovo film di cui avete già scritto con Nicola, diciamo che il percorso di gig continua nel mondo. Sì, continua, infatti io, sai, da produttore voglio anche un po' tutelarlo, però è faticoso, perché il Giappone è stata un'esperienza meravigliosa e ci hanno accolto con un sacco d'amore, addirittura uno mi ha regalato un fumetto ispirato al film, fatto da lui, però in modo amatoriale, è stata una grande emozione. Adesso c'è la Francia e la Spagna, pure Taiwan, però ecco, insomma, per me ormai gig è andato. Sono contento che sia andato benissimo, poi invece su Sky da benissimo, cioè, ha fatto degli ascolti molto alti, quindi vuol dire che continuano a volergli bene. Ma su questo nuovo progetto non ci vuoi dire proprio niente? Sì, la massa, sì, niente. Te lascia Masera. Grazie. 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 Ciao. Ciao.